Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Ci fermiamo sulla prima lettura, anche perché il Vangelo l'ho commentato mercoledì sera, poi lo trovate anche nel libro di Padre Alessandro, ha commentato i primi cinque capitoli del Vangelo di Giovanni. Il brano del Vangelo di oggi si trova al capitolo quarto, quindi c'è. Se avete soldi potete comprare il libro. La prima lettura è tratta dalla lettera agli Efesini di San Paolo. Ovviamente non mi fermo su tutto il brano, ma su qualche espressione. Dice San Paolo: guardate attentamente come vi comportate, non da insipienti, ma da saggi, approfittando del tempo presente, alla lettera comperando il tempo, redimendo il tempo, perché i giorni sono cattivi. E mi fermo qua. Guardate bene come vi comportate, alla lettera come camminate. San Giovanni da qualche parte ha scritto: chi dice di dimorare in Cristo deve comportarsi come lui si è comportato. Non è l'unico apostolo a dirlo, anche San Paolo dice da qualche parte: fatevi miei imitatori come io lo sono di Cristo e abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Gesù stesso ci ha detto di imitarlo. Nell'ultima sera della sua vita sulla terra ha detto: vi ho dato l'esempio, perché come ho fatto io, così facciate anche voi. E in un'altra occasione disse: imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Niente di nuovo. Chissà quante volte abbiamo sentito queste parole, ma è sempre fondamentale tornare a sentirle. La vita è fatta di cose ripetute. Anche risentire il Vangelo non può farci che bene. Chi di noi può dire di imitare Gesù Cristo? Eppure la parola di Dio è chiara. Oltre ai testi che vi ho citato, c'è anche questa espressione di Gesù: se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, cioè mi imiti. Gesù va imitato in tutto ciò che è imitabile. Sarei tentato di dire non nel fare miracoli. Ma poi leggo nel Vangelo che lui ha detto più o meno: se avete fede in me, farete le cose che ho fatto io, anzi ne farete di più grandi. A questa parola vado in crisi e devo ammettere che sono un uomo senza fede. Signore, aiutami nella mia incredulità, come ha detto il papà dell'epilettico. Lasciando da parte i miracoli, almeno per ora, vedremo un giorno di imparare a farli, io direi di imitare Gesù in due, anzi tre cose. La prima, la preghiera. Gesù pregava sempre. Quante volte il Vangelo ce lo presenta in preghiera? E quindi preghiamo. Quanta gente va dai sacerdoti per essere aiutata nelle sue tribolazioni, ma poi non prega. Usa il sacerdote come un santone. Un sacerdote può certamente aiutare. Meglio andare dai sacerdoti che dai maghi, con l'eccezione di quelli in comunione con Don Rodrigo, perché Don Rodrigo è in comunione con Satana. E non lo dico tanto per dire, è così. Non è una formalità per i sacerdoti dire una cum Dio ciccio nella messa. Posso capire che molti non sono consapevoli di chi è veramente Don Rodrigo, ma rimane un male citarlo nella messa. Ma lasciamo stare questo argomento, torniamo sulla preghiera. Molti non pregano. Se pregassero, alcuni problemi si risolverebbero da soli. Il primo è l'agitazione del cuore. La preghiera porta pace, almeno Padre Pio così diceva. Quando prego entro in una grande pace. La preghiera porta, se è vera, a fare la volontà di Dio, e la volontà di Dio è la nostra pace, dice la Scrittura. E qualche volta opera anche miracoli. Ma niente, la gente non prega. Riempie le giornate di tanti rumori, fa tante cose, ma non prega. Peggio per loro. Un'altra cosa in cui imitare Gesù è la mitezza, lo dice lui: imparate da me che sono mite. Io non sono in grado di definirvi cos'è la mitezza, ma penso a Gesù quando non si ritirava mai di fronte a una richiesta delle persone, e soprattutto nella sua passione, quando oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta, era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori. Possiamo imitare Gesù anche nel suo amore alla Madonna. Se dobbiamo imitare Gesù in tutto, dobbiamo imitarlo anche in questo.
Non so perché tanti mezzi protestanti non sopportano la devozione mariana. Amiamo la Madonna tanto, non l'ameremo mai quanto l'ha amata Gesù. Ancora dice San Paolo, non da insipienti, ma da saggi. San Paolo non esplicita, almeno qui, cosa intende per insipienti, ma possiamo concretizzarlo noi. Insipiente è chi non pensa mai alla morte, ma sempre alla morte dobbiamo pensare. Io non dico questo, ma vi invito a pensare alla morte non come una cosa tenebrosa e tragica, ma come quella che ci spalanca l'eternità. In questa luce bisogna relativizzare molte cose di qua giù, e cioè non vivere per mangiare, non pensare ad accumulare, ma fare opere buone. Tra l'altro noi abbiamo bisogno di una provvidenza un po' più abbondante, ma non lo dico per spremere voi che siete già abbastanza spremuti. Vorrei che qualche riccone d'Italia che ha capito chi è Don Rodrigo ci venga incontro. Io conoscevo non di persona ovviamente Berlusconi, quindi i figli di Berlusconi, gli altri non so nessuno, però se qualcuno di voi conosce qualche riccone che ci può aiutare, venga pure. Alla luce dell'eternità, poi, bisogna assolutamente non peccare. Io non so come si può giocare con il peccato mortale, mettendo a repentaglio la nostra salvezza eterna, veramente il pensiero non è mio, ma di San Leopoldo Mandice. Proprio non capisco come si possono fare peccati gravi. Il motivo è molto semplice, perché non si prega, non c'è altro motivo. San Paolo poi ci invita ad essere saggi. Essere saggi significa tante cose. Prima di tutto, nell'attuale situazione, riconoscere che Don Rodrigo non è il Papa e dirlo a tutti. Perché la sua forza è nel fatto che siamo pochi, anche se siamo abbastanza, ma siamo sempre pochi rispetto al miliardo di cattolici del mondo. E siamo anche divisi. Ma cosa aspettano i preti e i vescovi a uscire fuori? Continua San Paolo, approfittando del tempo presente, cioè approfittando di ogni occasione. Un primo significato potrebbe essere quello di riempire le giornate di opere buone, sia corporali che spirituali. Vorrei sottolineare quella di insegnare agli ignoranti. Non si tratta solo di fare scuola, ma soprattutto di illuminare tutti sulle tantissime menzogne nelle quali siamo immersi. Niente è come sembra, dice un programma televisivo di Cremona. Niente è come sembra, soprattutto nel caso di Don Rodrigo. Sembra il Papa della Chiesa Cattolica, ma è il vicario di Satana, messo là per distruggere dall'interno la Chiesa con una tecnica raffinatissima, piano piano, piano piano. Non è facile accorgersene, lo ammetto, soprattutto se si seguono i media falsi. Ecco, bisogna fare il possibile per illuminare le coscienze. È un lavoro lento, faticoso, che avanza lentamente, che viene ostacolato dai poteri forti, vedete la chiusura di Piccola Nazareth. Ma è un lavoro prezioso. Infine San Paolo dice, e finisco anch'io, perché i giorni sono cattivi. Se erano cattivi ai tempi di San Paolo, non so cosa dire di oggi, viviamo l'Apocalisse, quando la Chiesa, da luce del mondo, è diventata Chiesa delle tenebre, o meglio, è diventata Chiesa delle tenebre in coloro che seguono l'impostore, che non è più la Chiesa cattolica. Nel piccolo resto la Chiesa rimane luce del mondo, o meglio, riflesso di Cristo, luce del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.